Le bandierine sono a posto! Bravo, Ballester! Ma c'è tempo ancora! Precettore. Bravo, è appunto lui. A lui torna qui da noi? La bandiera è in suo onore. Ah. Hilda! Hilda! Buongiorno. Buongiorno. Ma non credo però di avere la fortuna. Siete di... il pittore voi? Sì, sì, e faccio anche altri mestieri. Posso entrare? Ah, sì, sì, venite, venite, entrate. Entrate. Grazie. È quel tratto di fiord laggiù fra le isole. Bello. Ecco, ci vorrebbe una figura di donna, ma non c'è mezzo di trovare una modella da queste parti. Ah, vorreste mettere una figura nel paesaggio. Ecco, qui in primo piano ci vorrebbe una sirena. Ecco, così, più morta che viva. Più morta che viva? Già ha smarrito la via del mare, non sa più da che parte prendere e allora agonizza su questi scogli qui. È chiaro? Chiarissimo. L'idea mi fu data dalla signora. E il quadro? Che titolo avrà? Vorrei intitolarlo Morte della Sirena. Titolo suggestivo. Mi fa pensare che si potrebbe ricavarne anche... Anche voi, pittore? Oh no, ho intenzione di dedicarmi alla scultura. Mi chiamo Hans Lindstrand. Ah, scultore. Anche la scultura è un'arte. Credo di avervi incontrato due o tre volte per la strada. Siete qui da un pezzo? Ho da 15 giorni soltanto, ma farò in modo di restarci sino alla fine del mese. Per i bagni, immagino. Sì, per rimettermi. Siete delicato di salute? Niente di grave, soltanto un po' d'asma. Dovreste consultare un buon medico. Eh sì, volevo appunto consultare il dottor Wangel un giorno o l'altro. Siete di qui voi? No, ma mi sono acclimatato. Sì, sono legato a questi luoghi dall'abitudine e dal tempo. Ah, è un pezzo che ci state. Circa 16 anni. Vedi qui per recitare con la compagnia Skiff, ma avemmo subito disgrazia. L'impresa fallì e la compagnia fu dispersa ai quattro venti. E voi siete rimasto? Sì, sono rimasto. E non mi lagno. Hilda! Hilda! Portami il cuscino che abbiamo ricamato per il bacio. Buongiorno, signorina Wangel. Buongiorno, signor Lindstrand. Abbiate pazienza un momento, torno subito. Conoscete la famiglia Wangel? Oh, appena. Incontro di quando in quando le signorine e ho scambiato qualche parola con la signora al concerto. L'ultima volta che hanno suonato al Belvedere. Mi ha invitato a venire a trovarla. Date retta a me, coltivate questa conoscenza. Sì, pensavo a una visita. Una visita di cerimonia. Oh, pardon, se trovo un pretesto. Ah, è un pretesto. Oh, il battello è approdato, bisogna che corra in albergo perché potrebbero aver bisogno di me. Che sapete, sono anche barbiere e parrucchiere. Abbiamo più di una corda al nostro arco. Beh, in una cittadina di provincia bisogna adattarsi. Ah, se aveste bisogno di pomate o qualche altra cosa del genere, chiedete del maestro di ballo Ballester. Maestro di ballo? Sì, 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 è presidente della fanfara, se preferite. Stasera concerto al Belvedere. Arrivederci.
Oh. Paulette, mi dice che vi siete spinto fin qua. Mi sono permesso di entrare. Avete fatto la vostra passeggiata mattutina? Oh, non è stata lunga oggi. Ho fatto e il bagno? Mi sono tuffato nell'acqua un momento. Tornando, ho visto la vostra signora mamma. Era diretta alla sua baracca. Mi dite d'aver incontrato? La vostra mamma? Ah, già, voi non sapete. Avete che veduto la barca del babbo? Sì, sì, mi pare di aver visto una barca a vela entrare in porto. Deve essere lui. È andato alle isole a far visita a un malato. Com'è bello qui, con tutti questi fiori, questi palloncini. È bello, vero? Delizioso. È festa da voi oggi? Festa, sì. Me lo immaginavo. Il natalizio del babbo? No, la festa della mamma. La festa della vostra signora mamma? Via, Hilda. Lasciami in pace. Beh, andrete a colazione ora? Sì. Dovrei fare uno spuntino. Si deve star bene, su al vostro albergo. Oh no, non sono più all'albergo. Era troppo caro. Ah, già. E dove state? Sto lassù, dalla signora Jensen. Signora Jensen? Sì, la signora Jensen, la levatrice. Signor Lindstrom, non ho fatto Non avrei dovuto dirlo. Che cosa? Quello che ho detto. Non capisco. Oh, niente, niente. Arrivederci, signorine. Scusate, levo l'incomodo. Arrivederci, signor Lindstrom. Signor Lindstrom! Scuserete per oggi. Un'altra volta, se volete, se vi fa piacere, venite a vedere il babbo e noi. Non mancherò, signorine. Grazie, ne sarò felicissimo. Grazie di nuovo. Addio, signori. Tante cose a comare, Jessa. Se ti sei. Non importa. Ecco il babbo. Buongiorno, piccine. Ecco. Che piacere che tu sia tornato. Sì, sei libero stasera, babbo? No, non ancora. Devo andare un momento in ufficio. Però prima ditemi, sapete se Arnoli è arrivato? È arrivato stanotte, sono venuti a dircelo dall'albergo. Ah, però non si è ancora visto. No, ma verrà a momento. Guarda, guarda, babbo. Ho guardato, ho guardato. È un'aria di festa, qui. Abbiamo fatto le cose in ordine? Sì, sì, piccine. Siamo soli? La mamma è la mamma è al bagno. Ah. Visto le bandiere? Avresti intenzione di lasciare queste bandiere tutti i giorni? Ma certo! Capirai, babbo, tutto questo è l'onore del professor Arnon. E quando un amico come quello viene a farti visita dopo una lunga assenza, il precettore di Bolette, babbo. Siete due bricconcelle. Addio, buono, poi è così naturale questo ricordo per la povera mamma. Eppure, beh, vieni, vieni. Porta in ufficio. Però, vicino, non mi piace, non mi piace questo vostro modo di fare tutti gli anni. Questo ricordare. Basta, basta, non ci pensiamo più, non ci pensiamo più dal momento che è inevitabile, eh? Guardate! Guardate là quel signore! Giurerei che il professor Arnold! Ma chi è bravo uomo, già un po' vecchiotto, quello Arnold! Sì, 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 è proprio lui, proprio lui. Ma sì che lui! Lo riconosco! Bentornato, caro professore. Bentornato nella casa che vi è così familiare. Grazie, dottore, grazie. Vi ringrazio di tutto cuore. Ma avrei stentato a riconoscervi tutte e due. Credo bene. Forse Bolette. Avrei riconosciuto Bolette. Mi pare difficile. Sono 8-9 anni che non la vedete. Erano. Molte cose sono cambiate qui. Non trovo. Gli alberi sono un po' cresciuti e c'è laggiù un pergolato. No, no, non parlo di cose esteriori. Ah, giusto, giusto. Il nostro caro Wanger è padre ora di due ragazze da marito. Veramente non ne vedo che una in età di prendere marito. Sto poi, babbo! Vogliamo passare in terrazza perché ci fa più fresco. Passate, passate, prego. Grazie, dottore, grazie. Vi siete stabilito qui per sempre? Molto probabilmente. Non sono forse nato qui? Non vi ho vissuto felice con quella cara creatura che ci ha lasciati così presto, ricordate? Ah, ricordo, sì. E ora vivo felice con l'altra che ha preso il mio posto. Tutto considerato, non posso lagnarmi della situazione. Non avete avuto figli, vero, dal vostro secondo matrimonio? Sì, un bimbo. Ma non ne abbiamo gioito a lungo. Morì di 5 mesi.
signora Wangel è uscita. Sì, ma non tarderà a rientrare. D'estate fai il bagno tutti i giorni, con qualunque tempo. Ma si sente poco bene? Non starebbe male, ma vedete, da 2 anni a questa parte è diventata così nervosa e non so dire precisamente quello che abbia. Pare che non trovi ristoro, che non goda altro che quando sta per tuffarsi in mare. È sempre stata così, se ben ricordo. Sì, perché voi avete conosciuto Elida quando eravate precettore a Skjoldvik. Sì, la signorina Elida veniva qualche volta al presbiterio, ma la incontravo più spesso da suo padre quando mi recavo al faro. Tra gli anni trascorsi al faro hanno lasciato in lei tracce profonde. Qui nessuno la capisce, qui la chiamano la donna del mare. Ah, sì. Anzi, Arnold, se voleste parlarle del suo passato, credo che le farebbe bene. Credete? Sì, ho le mie buone ragioni. Ah. Sei là, Valde? Sì, cara, ed ecco la donna del mare. Sei tornato, grazie a Dio. Quando sei arrivato? Ora. Lo vedi chi c'è? Elisa, il camino. Finalmente. Siate il benvenuto. Mi scusate se non ero in casa per ricevervi? Mi pare, complimenti con me. L'acqua era fresca stamane? Fresca? Oh no. Non è mai fresca qui. È tiepida. Torbida. L'acqua dei fiordi è un'acqua ammalata. Ammalata? Sì, ammalata. E fa ammalare. Ecco una buona reclama per il nostro stabilimento. Beh, credo piuttosto che esista un'affinità tra voi, il mare e tutto quello che si connette col mare. Forse. È un po' quello che sento. Oh, vedete i preparativi che le piccine hanno fatto in onor vostro. In onor mio, sul serio? Come no? Certo, non tutti i giorni è gala di bandiere. Non trovate che quassù c'è un'afa? Venite con me, Arnold. Almeno in giardino si respira. Pare anzi che ci sia aria, e molta. Per voi che siete abituati all'atmosfera opprimente della capitale. D'estate, dicono, è irrespirabile. Lì, io devo andare. Ti lascio col nostro migliore amico. Hai da fare? No, torno in ufficio, poi cambierò d'abito, ma starò qua. Fate, fate pure, caro dottore, la signora ed io sapremo ammazzare il tempo. Lo spero. Arrivederci. Si sta bene all'ombra. Non trovate? Sì. E di solito state qua? Sì. Di solito mi metto qua. E Wangel? Wangel va e viene, ora con me, ora con le bambine. E questo modo di vita lo avete disposto voi? Vedo che tutti ne sono contenti. Possiamo sempre parlarci da lontano quando crediamo di avere qualche cosa da dirci. L'ultima volta che le nostre vie si sono incontrate, parlo di Skjoldvik, è passato molto tempo, eh? 10 anni, né più né meno. Se mi ricordo di voi al faro della piccola pagana, come vi chiamava il nostro vecchio pastore, perché il babbo vi aveva, diceva lui, battezzata con un nome di barca e non con un nome di cristiana. Non mi sarebbe mai passato per il capo allora che vi avrei trovata qui, sposata al dottor Wangel. No, poiché Wangel non era ancora la madre delle bambine, la vera madre viveva ancora in quel tempo. Wangel è la rettitudine, l'onore in persona, è così profondamente buono, così benevolo, con tutti i